Buon pomeriggio e bentrovati nella prima edizione del TG6 in vista della visita del Premier Matteo Renzi in programma per dopodomani, giovedì 10 novembre. Sono apparsi in città Pescara alcuni manifesti con il volto del Presidente del Consiglio, manifesti che sostengono il sì al referendum. Un abuso, secondo l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che per giovedì ha organizzato una protesta in piazza proprio contro il Premier. Un paradosso pensare che questa notte, su chiamata diretta del rappresentante di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, una volante della polizia di Pescara abbia dovuto redigere un verbale che aveva come protagonista il Premier Matteo Renzi. Tutto nasce dall'attesa visita in programma per giovedì 10 ottobre. Noi denunciamo il fatto che c'è un abuso del ruolo istituzionale da parte del Presidente Renzi e dello stesso Presidente D'Alfonso, che vuole accreditarsi se non riesce a far passare poi a Roma i progetti che gli interessano e gli amici suoi. È una situazione di illegalità e si sta determinando, basta andare in giro. La città e il circondario sono pieni di manifesti, insegne, cartelli luminosi, che sono tutti illegali perché siamo in periodo di campagna elettorale. Il no referendum ha organizzato una protesta pacifica che si aprirà alle 18.30 da Piazza Sacro Cuore per snodarsi lungo le vie principali della città. Non tutti applaudiamo, noi insieme a tanti movimenti abbiamo lanciato una manifestazione democratica per il no a Renzi, alla sua politica, allo stravolgimento della Costituzione, ma soprattutto per difendere l'Abruzzo, perché nel titolo quinto della Costituzione, come viene modificato con il sì, c'è l'espropriazione del diritto delle regioni e quindi dei cittadini di esprimersi sulla materia energetica. L'appuntamento quindi è per giovedì pomeriggio alle 18.30 in Piazza Sacro Cuore per fare una manifestazione di quelli che non sono d'accordo e non sono degli yes men e non sono dei lecchini di questo sistema di potere. E ora andiamo all'Aquila, dove Forza Italia ha illustrato le iniziative che intende portare avanti sulle politiche dell'immigrazione nel corso del Consiglio regionale di questo pomeriggio. Un hub unico regionale o anche uno per provincia, in caserma o altri edifici pubblici inutilizzati, che funga da centro di prima accoglienza per i migranti. Stop invece all'indiscriminato business dell'accoglienza da parte dei privati, con la cancellazione dei finanziamenti della legge 77 e l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione. Sono solo alcune delle proposte del gruppo in regione di Forza Italia al centro del Consiglio regionale straordinario di oggi pomeriggio, convocato per discutere delle analisi sulle corrette politiche della regione Abruzzo per la gestione dei flussi migratori. Un tema esplosivo, ha sordito il capogruppo Lorenzo Sospiri. A Montesilvano si accolgono 500 migranti in poche centinaia di metri. Ci sono cooperative e associazioni, in calza Sospiri, che affittano bettole e le riempiono di povera gente pur di intascare 35 euro pro capite al giorno. Paesini che da un giorno all'altro si vedono piombare in alberghi migranti in numero non sostenibile per piccole comunità. Noi abbiamo una serie di proposte, la cui prima per rendere l'accoglienza non un'emergenza, più dell'emergenza che già è che la regione si doti di uno o più hub regionali in cui le prefetture possono gestire i flussi in arrivo in maniera emergenziale e poi queste persone vengano distribuite sui territori in maniera equanime. Ci sono una serie di proposte per interrompere il business della solidarietà. Non è solidarietà, è un business. Le strutture devono avere le stesse caratteristiche per ospitare un qualsiasi altro cittadino assistito socialmente. Le strutture devono rendicontare lira per lira come spendono i soldi e certamente non possono partecipare come i loro colleghi ai bandi per migliorare l'offerta turistica, perché il loro fatturato non è fatto di offerta turistica. E c'è un altro aspetto che va finalmente affrontato, ha evidenziato Emilio Iampieri, che è anche presidente della Commissione Migrazione. Dei migranti accolti in Abruzzo, circa 4.000, solo una piccola percentuale ottiene il diritto di asilo, circa il 14%, anche dopo ricorsi al TAR. Gli altri migranti economici perdono ogni forma di assistenza. Semplicemente vengono messe alla porta dai centri di accoglienza e nessuno sa che fine fanno, vi sono previsto il loro rimpatrio. Questo poi è un meccanismo che nel medio-lungo periodo crea clandestinità, crea potenziale adescamento di queste persone da parte della criminalità organizzata, da parte di associazioni delinquenti che magari vogliono lucrare sulla condizione di bisogno e di estrema necessità che queste persone hanno. Non credo sia un modo civile per agire.
Ancora polemiche circa la governance dell'ACA. Secondo il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, secondo il consigliere comunale di Forza Italia di Pescara Marcello Antonelli e secondo il sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci, il decreto Madia inficerebbe le elezioni dello scorso 8 ottobre. Lo aveva annunciato il giorno delle elezioni della nuova governance di ACA. Il sindaco di Primio, dopo un acceso scontro con il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, aveva avvisato che dall'entrata in vigore del decreto Madia, lo scorso 23 settembre, quelle elezioni sarebbe stata nulla. Vi è una legge, la Madia, che oggi impone in qualche modo alle società pubbliche di avere l'amministratore unico. Sarebbe stato invece meglio votare un amministratore unico che continuasse l'opera di risanamento e che potesse programmare con i comuni, con un'assemblea scevra da condizionamenti politici, ovviamente anche gli investimenti. Da quell'8 ottobre oggi Forza Italia, Nuovo Centrodestra, i sindaci contrari a quelle elezioni si trovano a fare i conti con qualcosa che poteva essere evitato e che rischia di paralizzare una situazione già critica. Il centrodestra dice che abbiamo la rappresentazione plastica della follia messa in piedi dal Partito Democratico con la complicità di alcuni altri soggetti. E del 2 di novembre una nota da parte dell'ATO indirizzata al Consiglio di amministrazione di ACA in cui ATO dice sostanzialmente dovete limitarvi alla ordinaria amministrazione perché probabilmente la vostra nomina è illegittima e contro la legge Madia, che era la tesi che abbiamo sostenuto sin dal primo momento. La cosa è gravissima perché corre il rischio di paralizzare completamente la società, perché di ordinario in un'attività tesa alla gestione del concordato fallimentare, come è noto, non c'è assolutamente nulla e quindi siamo seriamente preoccupati del rischio paralisi che ci sarà. In particolare su Pescara c'è un rischio ancora più grande, che il 31 dicembre scade il contratto di gestione del depuratore. Il sindaco presente chiaramente era il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli. Verrà portato il 10 novembre in giunta il bando regionale per la nascita dei 5 nuovi ospedali di Avezzano, Sulmona, Penne, Vasto e Lanciano. Ci sono però tensioni in giunta, malumori anche a Giulianova. Vediamo. Pronta la delibera regionale per 5 nuovi ospedali. Arriverà infatti nelle prossime ore in giunta lo schema dell'accordo per la nascita dei nuovi presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Vasto, Lanciano e Penne. Un'operazione da 283 milioni di euro ma che ha visto lo stralcio dei presidi di Chieti, Teramo e L'Aquila. Dal governo sono arrivati 100 milioni di euro. La regione parteciperà con altri 5 milioni. Il resto arriverà dai privati. Una decisione che non ha però mancato di creare tensioni in maggioranza, stralciato anche il progetto del nuovo ospedale di Giulianova. Fra i 5 nuovi ospedali non è ricompreso quello di Giulianova, che serve una popolazione di oltre 80.000 abitanti, l'unico ospedale della costa fra Pescara e San Benedetto, da sempre ritenuto uno dei due ospedali per acuti della provincia di Teramo, sul quale già 15 anni fa è iniziata una procedura per la realizzazione del nuovo nosocomio. Questa è una notizia che mi ha lasciato attonito e amareggiato a nome di un'intera comunità, un'area vastissima, che si sente presa in giro. Io attendo un incontro immediato, prima dell'accordo con la delibera che verrà portata dall'assessore Paolucci il 10 novembre all'attenzione della Giunta, e che venga ripristinata la serietà degli impegni, altrimenti se questo non sarà fatto assumerò azioni e atti molto determinati. La sanità non ha colore politico, gli impegni vanno mantenuti, le popolazioni, i territori e soprattutto gli utenti della sanità hanno diritto a risposte certe. All'Aquila la Guardia di Finanza ha denunciato due persone che avevano fornito false attestazioni per ottenere i contributi per le riparazioni degli immobili lesionati dal sisma del 2009.
avrebbe ottenuto con false attestazioni e la complicità di un tecnico fondi per la ricostruzione della propria abitazione principale gravemente lesionata dal sisma del 6 aprile 2009, con l'accusa di indebita percezione di un contributo post sisma corrisposto dal Comune dell'Aquila, sono finiti sotto inchiesta due aquilani, un privato cittadino e il suo professionista di fiducia. A oltre 7 anni dal terremoto, i due hanno subito un sequestro preventivo per una somma complessiva di circa 170.000 euro, eseguito dagli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, coordinati dal tenente colonnello Sergio Aloia. Le indagini sono state condotte dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, a cui sono state assegnate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila. Il provvedimento di sequestro è stato firmato dal GIP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta dei sostituti procuratori Fabio Picuti e Simonetta Ceccarelli. Gli investigatori avrebbero accertato che con falsa documentazione l'immobile beneficiario della misura di sostegno pubblico era adibito ad abitazione principale stabile dimora, mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituale del cittadino all'epoca del sisma si trovava presso un altro indirizzo. I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili ai responsabili dei reati accertati. Non accetta la fine della storia e per mesi perseguita la sua ex fidanzata. Per questo un 25enne pescarese è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di atti persecutori. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio su richiesta del PM Barbara Del Bono. Le indagini sono partite nello scorso mese di settembre dopo la denuncia presentata in questura dalla vittima, esasperata dall'azione del suo ex che, non rassegnandosi alla fine della loro storia, aveva iniziato a perseguitarla seguendola ovunque, molestando i suoi parenti e conoscenti e per sapere dove fosse, e poi aprendo falsi profili social a suo nome corredati dalle sue foto e dal suo numero di telefono e minacciandola anche di morte. Da qui un primo provvedimento che non sortiva gli effetti sperati, costringendo il giudice ad indagare il 25enne, emettere una misura cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicazione con la parte offesa. Poi una nuova reiterazione del reato e dopo questa reiterazione il giudice ha aggravato la misura disponendo l'obbligo di dimora a Pescara dalle 7 alle 20, prima dell'ennesima violazione che ha portato all'arresto delle ultime ore. Scadono tra 2 giorni i termini per presentare le integrazioni richieste dal Comune dell'Aquila per accedere ai rimborsi per i beni mobili lesionati dal sisma. Per le opposizioni però l'avviso del Comune è stato poco trasparente. Mancano solo 2 giorni alla scadenza del termine perentorio fissato dall'amministrazione comunale, entro il quale 719 nuclei familiari dovranno presentare le integrazioni richieste per accedere al rimborso dei beni mobili danneggiati dal sisma del 2009. La denuncia arriva dai consiglieri salviniani Imprudente Deramo e da Angelo Mancini, ex DV, attualmente della lista civica all'Aquila Oggi. 10.000 euro l'indennizzo massimo a cui si può accedere, 5 milioni la spesa calcolata dal Comune. Fondi che per gli esponenti delle linee di alleanza il Comune vuole risparmiare sulle spalle dei cittadini. Annuncio poco trasparente e per di più nascosto sul sito del Comune. In nome di questa poca trasparenza e pubblicità viene richiesto di riaprire i termini per presentare le integrazioni e dare adeguata comunicazione ai cittadini interessati. Questo termine perentorio è stato stabilito da una determina dirigenziale che le persone non conoscono, pubblicata soltanto sul sito del Comune, con un avviso che stabilisce, dopo la pubblicazione di questo avviso, i termini di scadenza in 30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso pubblico. Rischiano di rimanere fuori 719 persone che hanno presentato domanda nei termini che erano fissati a febbraio del 2010, ai quali non è stato chiesto nessun tipo di integrazione direttamente. Noi chiediamo che l'amministrazione
contatti direttamente le persone che hanno prodotto domanda, specifichi quali sono le integrazioni che le persone debbono fare e liquidi gli indennizi. Parliamo di circa 5 milioni di euro per 719 pratiche per le quali sono richieste delle integrazioni, e la cosa assurda è che questo tipo di percorso amministrativo e burocratico non è stato reso pubblico a dovere in città, non sono state contattate le 719 famiglie che hanno diritto a ottenere il rimborso, e questo sembra proprio il classico atteggiamento di un'amministrazione che non vuole pagare ben 5 milioni di euro alle famiglie della nostra città. Il sindaco di Montorio al Vomano, Gianni Dicenta, ha disposto la chiusura delle attività didattiche di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia paritaria San Gabriele, ma con esclusione dell'asilo nido Nonna Papera, per i giorni 11 e 12 novembre 2016. La chiusura è stata decisa a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 che hanno interessato anche il comune teramano, perché sono in corso da parte dei tecnici comunali le verifiche necessarie ad assicurare la staticità e la sicurezza antisismica degli edifici scolastici cittadini. Torniamo a Pescara, ancora Maretta tra i consiglieri comunali della lista Teodoro ed il sindaco Marco Alessandrini. L'esclusione da incarichi in giunta della lista Teodoro, avvenuta con l'ultimo rimpasto, ha creato fratture al momento insanabili, come spiega il consigliere Massimiliano Pignoli. È una sfida aperta quella tra gli esclusi della lista Teodoro e il sindaco Alessandrini. Non va giù l'ultimo rimpasto di giunta che li ha visti sostituiti, nonostante, come ripetono loro, abbiano portato nelle urne più di 3.000 voti a favore del PD. Considerando il 5% che noi abbiamo portato, quindi 3.500 voti della lista Teodoro, ha pensato bene il sindaco, nella sua genialità, di estrometterci dalla giunta, per cui, non potendo partecipare all'esecutivo dell'amministrazione comunale, noi interverremo, restando sempre nel centro-sinistra, in maniera minuziosa, impeccabile, nel correggere, secondo noi, quelle che sono le delibere presentate in consiglio comunale dalla maggioranza Alessandrini. Già sono stati annunciati alcuni temi, sono le periferie, poi? La cura delle strade, mi riferisco soprattutto ai colli, alla zona alta, e poi sul sociale. Voi pensate che il progetto che ha ideato il sottoscritto insieme all'altro collega Pier Nicola Teodori, il progetto Mi Impegno per Pescara, dopo essere stato pubblicato soltanto 15 giorni presso praticamente l'albero petorio del comune, c'è stato un grande risultato, anzi purtroppo un preoccupante risultato, cioè quello di 450 adesioni. Se da un lato annunciano un monitoraggio costante verso la governance del primo cittadino, dall'altra fanno sapere che da qualche settimana si sono interrotti bruscamente tutti i contatti, anche quelli di servizio. Noi non vogliamo avere nessun tipo di rapporto con il sindaco, noi ci confrontiamo con i vertici del partito del PD, e mi riferisco al presidente Luciano D'Alfonso, mi riferisco al segretario regionale del partito e a alcuni rappresentanti all'interno del comune, come potrebbe essere il capo di gabinetto Guido Dezzo. Col sindaco noi non abbiamo più nulla a che vedere. Ancora un rinvio per l'accordo sul restyling dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. La soprintendenza chiede un progetto più conservativo per la tribuna Maiella, dove si trovano le colonne del Piccinato. Ancora un rinvio per il progetto di restyling dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Dalla riunione di ieri a Palazzo di Città non è infatti arrivato l'attesa via libera per la ristrutturazione dell'impianto di Viale Pepe per 40 milioni di euro. La soprintendenza alle belle arti d'Abruzzo, che già nei mesi scorsi aveva sottoposto a vincolo l'intero impianto, avrebbe infatti chiesto la realizzazione di un progetto maggiormente conservativo per tutelare in particolare la tribuna Maiella e le colonne del Piccinato, considerate di pregio artistico. Il nuovo progetto prevede invece una forma ellittica per il settore di tribuna, che andrebbe a contrastare almeno in parte con la visione della soprintendenza. Alla riunione presieduta ieri dal presidente della regione Luciano D'Alfonso hanno preso parte, fra gli altri, il responsabile della soprintendenza Francesco Di Gennaro, il sindaco Marco Alessandrini, il vice sindaco Enzo Del Vecchio, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, Andrea Bodi, presidente della Lega Calcio di Serie B, e l'assessore comunale allo sport Giuliano Diodati, che al termine della riunione non ha nascosto qualche visione discordante fra le parti in causa, pur riconoscendo la volontà comune di realizzare il nuovo impianto sportivo.
Sono 450.000 in Abruzzo i cittadini che posseggono beni gravati dall'uso civico, un argomento spinoso che a Pescara ha visto a confronto giuristi e amministratori comunali. Usi civici, avvertenze sull'uso. Potrebbe essere riassunto così il convegno che questa mattina ha visto i comuni confrontarsi con esperti giuristi, tenendo in considerazione che i terreni in causa rappresentano il 35% del territorio regionale, contando al loro interno 450.000 abruzzesi. L'uso civico è un sistema attraverso il quale molte popolazioni hanno saputo affrontare il futuro. E l'uso civico era per i non abbienti, che andavano a raccogliere la legna, andavano a fare azioni che diversamente non potevano consentirgli una vita normale. Noi ci siamo incontrati sia con i rappresentanti dei comuni per far loro presente quali sono alcune responsabilità che in buona fede poi creano dei problemi, tipo ad esempio dal punto di vista urbanistico il comune che non sa che su quel terreno grava un uso civico fa determinate scelte urbanistiche e non può farle. Quanti sono i comuni che hanno questi terreni? Sono molti. Diciamo che nel tutto il regno napoleonico, quindi il regno borbonico, guardi, ne abbiamo tutta Italia ce l'ha, chi più chi meno, ne abbiamo trovati un po' meno nel Veneto, ma l'Abruzzo è uno dei più ricchi di usi civici. Tutte le due Sicilie, il regno delle due Sicilie è gravato in maniera sensibile. Il papato, quindi arriviamo fino a Teramo, quelle parti lì, un po' di meno ma sempre abbastanza significativa come presenza. Massimo Ibarra è il nuovo CEO dell'operatore telefonico che nascerà a breve dalla fusione tra Wind e Tre Italia. Il manager di origini abruzzesi fino ad oggi a capo di Wind è stato nominato nella giornata di ieri. Il nuovo operatore telefonico che nascerà dalla fusione di Wind e Tre parlerà anche un po' di abruzzese. Infatti il manager d'origini sulmonesi Massimo Ibarra, attualmente amministratore delegato di Wind, è stato designato a capo della nuova società nata dalla fusione di due colossi della telecomunicazione italiana. I due gestori telefonici sono controllati rispettivamente dalla Hutchison Holdings e dalla Vimpelcom, che hanno completato un lungo iter per l'integrazione delle loro attività nel nostro paese, formando una joint venture. Massimo Ibarra, classe 1968, ha iniziato la sua carriera nel 94 lavorando per due anni in Telecom Italia Mobile, successivamente entrato in Omnitel Vodafone nel 96, poi l'esperienza in aziende di altri settori tra cui Benetton, DHL e Fiat. Infine il ritorno al primo amore, quello verso le telecomunicazioni, con l'ingresso in Wind. Nella nuova avventura iniziata ieri con l'ufficializzazione della carica, Massimo Ibarra sarà supportato da Dino Ravera nel ruolo di Merger Integration Officer e da Stefano Invernizzi nel ruolo di Chief Financial Officer, mentre Vincenzo Novari, CEO di Tre Italia, assumerà l'incarico di Special Advisor di CK Hutchison. Dall'integrazione di Tre Italia e Wind, un'operazione tra le più grandi portate a termine dal 2007, nascerà una nuova compagnia telefonica con oltre 31 milioni di clienti nel mobile e 2,7 milioni nel fisso. La nuova azienda si posizionerà sul mercato come un operatore integrato anche grazie alla collaborazione con Enel Open Fiber. Il nuovo soggetto promette di costruire una rete LTE di altissimo livello, condividendo il know-how tecnologico acquisito in questi anni, implementando una maggiore qualità del servizio offerto ai clienti ed una rete più performante. L'edizione 2016 del premio Penne per l'orgoglio abruzzese è stato assegnato all'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco, che ieri è tornato in Abruzzo per ricevere il riconoscimento. L'allenatore pescarese del Sassuolo Eusebio Di Francesco è stato insignito del premio Penne per l'orgoglio abruzzese nell'ambito delle manifestazioni del premio letterario internazionale Città di Penne Mosca. Ieri nell'aula Magna della facoltà di psicologia del campus di Chieti, il tecnico degli emiliani ha incontrato i ragazzi in un convegno moderato dal professor Antonio Sorella, direttore scientifico del premio, a cui hanno partecipato i componenti della giuria tecnica composta da Anduccio, Vincenzo Olivieri e Marco Papa, il rettore dell'Università di Chieti Carmine Ediglio, il direttore del Disputer Livorno Stupia e Gaetano Bonetta, direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell'Università di Chieti. Infine il riconoscimento è stato consegnato al mister del Sassuolo nella sala consiliare del Comune di Penne. In un momento di globalizzazione
In tutto il mondo stiamo scoprendo che poi è dal locale che deve partire la globalizzazione, quindi il glocal, come lo chiamano gli americani, e senza questo non si va da nessuna parte. È per quello che noi abbiamo cercato di inaugurare questa sezione nel modo migliore con Eusebio Di Francesco, che è una persona di grande fama in Europa, nel mondo, oltre che in Italia, ma soprattutto una persona di valore umano, e in Abruzzo ce ne sono proprio da vendere di persone così, che sono apprezzate in tutto il mondo e che magari noi stessi abruzzesi non conosciamo, ed è un peccato. Ecco perché noi vogliamo far conoscere agli abruzzesi i meriti dei grandi abruzzesi, proprio in Abruzzo trovare quelle energie, quelle fonti di energia. È stato presentato ieri al Media Museum di Pescara il libro Il pallone e il delfino, scritto da Luigi Mastrangelo, Paolo Martocchia e Paolo Smoglica. La passione popolare per il calcio a Pescara, accostata alla storia sociale della città e ad alcuni dei personaggi simbolo culturali come D'Annunzio e Flaiano. Luigi Mastrangelo, un percorso lungo per arrivare a quest'opera letteraria che mette insieme un po' la passione popolare con la cultura e con personaggi storici della città di Pescara. Sì, è un lavoro che ha una gestazione molto lunga perché risale a un'esperienza culturale che vedeva l'Abruzzo prima in Italia, il corso di laurea in scienze dello sport ad Atri, che adesso è un'esperienza che si è conclusa ma che ci ha dato gli strumenti culturali e scientifici per affrontare un percorso che ripercorre appunto la relazione tra la città di Pescara e la sua squadra. In qualche misura, nelle vittorie e nelle sconfitte, la città ha dimostrato di avere, come dire, di ispirarsi ai suoi padri nobili. Le vittorie sono sempre sembrate cose eccezionali, le potremmo avvicinare alle imprese d'annunziane, che nell'economia della prima guerra mondiale non ha dato molto, però sono state all'insegna dello strabiliante. E mentre invece tanti anni neri, tanti anni di delusioni, il tifoso pescarese si è rifatto a Flaiano, l'altro padre nobile della città, e è riuscito a stemperare con l'ironia, con il sarcasmo e un filo di malinconia questi anni bui. D'Annunzio e Flaiano, che hanno iniziato a giocare al calcio e che poi questa storia è proseguita con la nascita proprio del Delfino, e quello che esprime anche per un pescarese come me, questa società esprime proprio l'identità culturale della città anche nella visione del gioco del calcio, quindi nella visione di quei valori che sono imprescindibili come la passione sportiva e unita a quella che è proprio l'identità con il territorio, con la città. Il libro è disponibile tramite la casa editrice Epigrafia e soprattutto c'è anche un contributo con l'associazione Massimo Oddo, che appunto devolverà parte dell'incasso in beneficenza, quindi è un'occasione anche per fare del bene, perché lo sport è condivisione e amicizia sotto tutti i punti di vista. Ora le decisioni del giudice sportivo in Serie A: 10.000 euro di ammenda per il portiere dell'Empoli Lukasz Skorupski per avere, si legge nel comunicato, al 44esimo del secondo tempo, in occasione della segnatura del quarto gol dell'Empoli, ripetutamente assunto un atteggiamento gravemente provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale. E poi ancora un'ammenda di 5.000 euro all'allenatore del Sassuolo Di Francesco, ammonizione con diffida per il vice allenatore del Pescara Marcello Donatelli, e poi notificata anche la sanzione dell'ammonizione per il difensore del Pescara Fornasier. Per quanto riguarda la Lega Pro, c'è la designazione arbitrale della gara di domenica prossima, ore 14:30, tra San Benedettese e Teramo, dunque partita che sarà diretta da Pierantonio Perotti della sezione di Legnano, assistenti di Stefano Di Brindisi e Mazzei, anch'egli di Brindisi. San Benedettese che ieri nel posticipo di giornata è stata battuta 2-0 dalla Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. E ora l'ultimo servizio, e parliamo di basket, della quinta vittoria in campionato su 5 partite della Globo Infoservice Campli, che ha espugnato Monteroni.
più forte anche di tutti i problemi legati al terremoto. Continua a correre la Globo Info Service Campri, che centra la quinta vittoria in campionato e resta a punteggio pieno al secondo posto, in attesa di recuperare la gara di due domeniche fa del Pala Borgognoni contro Senigallia, rinviata per motivi di ordine pubblico. Il primo posto solitario ora resta appannaggio di Biscelli, 6 partite e 6 vittorie. Contro Monteroni, in terra salentina, la Globo Info Service tornava in campo con le incognite dettate dalla sosta forzata e con il vice Giovanni Montori a dirigere la squadra dalla panchina al posto di coach Piero Millina, assente per motivi personali. Con Duranti e Serafini nello starting five e Gatti e Petrucci pronti ad uscire dalla panchina, Campri ha preso progressivamente il comando delle operazioni, 9-18 nel corso del primo quarto, chiuso poi sul 15-20. Nella seconda frazione, dal 27-33, il quintetto farnese ha impresso un ulteriore sprint per andare all'intervallo lungo sul più 11, 29-40. Nel terzo quarto, l'ultima spallata al match per allungare sino al più 17, 46-63. Distacco mantenuto fino al definitivo 59-76. 4 gli uomini in doppia cifra, 17 per Serafini con 7 su 11 dal campo, 16 per Duranti, 13 per Serroni e 12 per Gatti, 9 punti con 8 assist per Bottioni, per Monteroni 15 di Leucci e 12 di Zanotti. Una vittoria che la Globo Info Service ha voluto dedicare a tutti quei cittadini e sportivi farnesi che a causa del sisma non stanno vivendo un periodo sereno o peggio ancora hanno avuto problemi alle loro abitazioni. Sempre attivo sul fronte sociale, il club del presidente Impaloni ha organizzato a tal proposito un evento per giovedì 10 novembre al Pala Borgognoni, San Martino Insieme. A partire dalle 20:30 squadre e società aspettano le famiglie per trascorrere una serata in compagnia con sorprese per i più piccoli. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna con le prossime edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Poi vi ricordo sin da ora l'appuntamento in diretta delle ore 21 con il nostro settimanale Pro Teramo di Jacopo Forcella, dedicato alle vicende della Teramo Calcio. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.